ragazzi, oggi farò un video reaction perché mi andava. Oggi farò una bella reaction a GTA 5, qualcosa che mi sto fissando in questi giorni, ovvero come andare a Northampton, sì, perché io sono così, quando mi fisso di una cosa non me la levo più in testa. Ho provato con tutto, allora vi spiego in breve. Oggi farò una reaction a GTA 5 e vedremo questo youtuber che va con l'aereo a Northampton su GTA 5. Per chi non sapesse, Northampton cos'è? È una piccola cittadina, Ludendorff si chiama, che in pratica è tutta innevata. E ci sono state due missioni su GTA 5. La prima, il prologo, quella là in cui dobbiamo fare la famosa rapina Bob Kerr del prologo, così la chiamano la banca, no? Bob Kerr si chiama. E poi seppellire l'ascia di guerra, in cui Trevor scopre che Brad è stato messo nella tomba di Michael, e quindi si arrabbia come una furia e va a Northampton a scavare la tomba. Quindi oggi andremo a vedere che video può fare. Però c'è un problema. Oggi andiamo a vedere questo youtuber che va a Northampton. È pure inglese, ma ragazzi, questa scritta l'ho tradotta perché io non so l'inglese. Lo so, non so l'inglese, sono ignorante. C'è scritto come andare a Northampton in GTA 5. Ragazzi, ok, il titolo è come andare a Northampton in GTA 5. Partiamo subito, speriamo che questa reaction va bene per YouTube, perché sennò siamo messi malissimo senza aver problemi. E ragazzi, oggi andremo a fare un bel volo a Northampton. Ragazzi, vi volevo dire che questo però posto non è nella mappa normale. Infatti, se noi prendiamo un aereo, non fa. L'unico modo per andare a Northampton sono o usare delle mod o glitchare tutto e appare. Queste due cose sono la migliore. O usare delle mod, che ci vai proprio che spawni, oppure i glitch. Ma ragazzi, io preferisco le mod, perché con i glitch ci ho provato un sacco di glitch, ho visto un sacco di video ma non hanno funzionato. Quindi sì ragazzi, sulla PS4 si possono fare le mod, si possono scaricare le mod su PS4. Ovviamente io sto cercando di scaricare delle mod per GTA 5, e poi vi farò vedere se tutto riuscirà bene. Vi farò vedere come vado a Northampton io con le mod. Andiamo. Partiamo subito con un bel aereo molto strano. Comunque, meno male che ci sono anche video dove fare reaction, perché non solo Fortes. Siamo arrivati a 100 iscritti, quindi penso che qualche reaction per qualche youtuber famoso ci sta. Non c'è neanche l'audio, a quanto ho capito. Questo youtuber non ha messo neanche l'audio. E a me meglio, perché sai come, sapete, no? I motivi di copyright, queste cose qui, la voce, quindi ho paura un pochettino. Quindi ragazzi, speriamo che questo video vada bene. Intanto, ecco qui, la prima cosa strana è che Northampton è sospesa in aria. Non so perché, vedete? Quelle là sono le montagne di Northampton con la neve. Perfetto. Proprio siamo, proprio benissimo stiamo. Ragazzi, possiamo benissimo, vedete? C'ho tutto il volume, ma non si sente niente, perché giustamente. Ecco qua, sono le montagne di Northampton. Lì c'è Los Santos, o Los Santos, come lo volete chiamare, la chiamate. Ecco qui. Questa è la montagna. Tra l'altro, volevo dire che Northampton non è proprio una zona completa. Ora vi spiego. Northampton non è per niente una zona completa. Ci sono dei muri invisibili per la strada, pozzi fatti tipo male, tipo ma pixel, e quando ci vai cadi nell'oceano. E soprattutto posti che non sono piatti, cioè che non sono, non tengono, cadi. E edifici che puoi passare praticamente di lato, proprio cose pazze. Ecco, adesso vedete di cosa sto parlando. Delle montagne non dovremmo cadere se atterriamo in una montagna, invece no. Guardate, se atterriamo qui, ecco,
Cioè, è sospesa in aria questa cosa. E non capisco perché. Guardate, ha fatto malissimo. Beh, certo, è una zona solo per due missioni, quindi ci sta. Non ci serve tutto questo impegno. È una zona creata solo per due missioni, come ho detto, su GTA. Quindi non aveva senso far bene, sprecare altre cose. Ma penso che in altre cose si possa fare bene o sempre così, non lo so. Magari sono spawnati gli alberi così. Sono spawnati. Oh, occhio, vedi che scoppia, amico. Vattene di quell'aereo, perché mi sa che scoppia. Vai, scappa, amico. Sicuramente scoppia. Questo video farà vedere pure il deposito bot car del prologo. Già io l'ho visto. Ecco qua, qua abbiamo il cimitero, ragazzi. Ecco qui. Questo qua è il cimitero dove è stato seppellito Brad a posto di Michael. Quindi ragazzi, ecco qui. Andremo a vedere una tomba molto strana. Ma già penso che lo sapete che tomba andremo a vedere. C'è una neve incredibile a Northampton. Ecco qui. La tomba di Michael, vedete? È scavata. E perché non c'è il corpo di Bradley che è scavata? Infatti nella missione, ora vi spiego perché è aperta. Nella missione seppellire l'ascia di guerra, che è la seconda missione di questo gioco, cioè la 55 se non mi sbaglio, missione. Comunque, in questa missione Trevor scoprisce che Brad, il suo migliore amico di avventure della gioventù, è stato seppellito al posto di Michael, che si era creduto morto. Quindi va infuriato a Northampton, scava la tomba di Michael, che si trova tratta a Northampton, e scopre che Brad è lì. Magari, ragazzi, vi farò qualche reaction, ma di più, perché anzi GTA è un gioco molto così, quindi farò più reaction. Ok. Vediamo qui cosa c'è. Abbiamo delle mazze, cose strane. Ok, perfetto. E questo qua è il cimitero di Ludendorff, sì. La cittadina si chiama Ludendorff, Northampton nello stato. Come Los Santos, San Andreas è lo stato. Quindi ragazzi, ecco qui. In realtà voi sapevate che... Ok, ammazzato dei piccioni. Ok, non facciamoci domande. Credo che sia su GTA Online. Forse è su GTA Online. Comunque, ecco qua. Questa chiesa mi ha fatto sempre aver paura. Poco. Un pochettino strana sta chiesa. Ecco qua, vedete? Infatti, questo YouTuber sta usando delle mod, vedete? Sopra la mia testa, sopra la webcam. C'è tutta la cosa di tutte le mod. Che puoi spawnare. Penso che sia da PC, perché ecco qui, si sta spawnando una macchina. Bellissima. Perché è nera? Ok, è una macchina di Northampton, perché si vede che c'è la neve. Tutte le macchine di Northampton sono con la neve, è giusto? Ragazzi, ci sta. Perfetto. Quanta neve che c'è a Northampton. Ok, ci sono delle zone. Ora speriamo che non prenda un muro invisibile in faccia così, perché potrebbe succedere che magari un muro invisibile. Ecco, ma questa qua non è la strada principale? Quella là in cui c'è la rapina? Che noi dobbiamo scappare dalla polizia, la prima? Quella là al deposito Bobcar del prologo? Sì, la missione primaria, quella là della rapina, la banca della rapina si chiama Deposito Bobcar. Ok, c'è una strada curva. Bellissime le strade curve. Quindi, ragazzi, questa qua è una vera città fantasma, un vero paesino fantasma. Perché, come vedete, non c'è nessuno per strada. Abbiamo solo la nostra macchinina e tanta, tanta neve. Quindi è una vera città fantasma, Northampton. Mentre a Los Santos c'è un macello. Poi soprattutto ci sarà molto molto freddo a Northampton. Beato a Northampton, qua c'è caldo. Si è illuminato qualcosa? Si è illuminato. Ok. Perfetto. Direi perfetto niente, anzi. Ok, portiamo un po' avanti. Vediamo se magari ci fa vedere
La banca, deposito Boxstar. Ecco qui. Se qua è la banca. Lì c'è la banca. Eccola qui, bellissimo. Il deposito Boxstar del prologo, in cui noi usciamo e dobbiamo fare la furia. E questo qua è la banca della prima missione di GTA, il prologo. Perché dai pugni alla macchina? Ovviamente può passare? Avete visto? C'è scritto Bobcat. Il deposito Bobcat. Bellissimo. Ok ragazzi, il video è finito. Ditemi se questa reaction vi è piaciuta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo presto con un nuovo video, ragazzi. Ciao! Aspetta.